telefonate che ho ricevuto oggi e chi mi ha incontrato oggi dopo aver visto e aver sentito queste dichiarazioni dice: scusa, ma cosa andiamo a fare a Roma? Per Fabrizio Boron, uno dei fustigatori veneti della Lega cosiddetta romana, la cosa somiglia a un'equazione matematica. Se il 25 settembre il Carroccio ha preso uno schiaffo epocale in Veneto, è anche perché le istanze del territorio sono andate a vuoto. Le parole di Massimo Bitonci, due sere fa, a Focus, tema autonomia e 23 materie, continuano a far discutere animatamente nel Veneto leghista già ferito. Nel momento in cui chiedi 23 materie, in un anno è difficile. Se noi partiamo invece da una legge quadro, che è la cornice, no? Una legge quadro, e dopo si fanno i decreti attuativi, magari si porta a casa più velocemente, si inizia. Mi sembra incredibile perché far passare 4 anni e mezzo e non portare a casa nessun risultato. E poi venire fuori con il fatto, ma sai, 23 materie erano troppo, e il percorso burocratico troppo lungo, forse chiederne meno sarebbe stato più facile portarla a casa. Mi sembra la giustificazione di chi non ha portato a casa nessun obiettivo. A questo punto mi chiedo perché abbiamo chiesto le 23 materie, abbiamo chieste perché sono stabilite dagli articoli 116 e 117 della Costituzione le 23 materie. Mentre gli alleati di governo fissano già i paletti per il futuro. Valutiamo le 23 materie, non deve essere una questione a prioristica, deve essere conviene o non conviene ai cittadini portare in capo alla regione la legislazione di quella materia, sì, no, a quel punto si farà, se non è così si lascia dov'è.